Buonasera a tutti amici, iniziamo l'ottavo giorno per la novena a San Francesco con il Cantico delle Creature. Laudato sì, mi Signore, per frate sole e sora luna, frate vento, il cielo e le stelle, per sora acqua, frate fuoco. Laudato sì, Signore, per la terra e le tue creature. Laudato sì, Signore, per la terra e le tue creature. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come San Francesco seppe soffrire sorridendo. Sono state numerose e dolorose le malattie sofferte da San Francesco, ma esse non lo privarono mai della sua proverbiale letizia. Soffrì infatti sorridendo e ringraziando il Signore per le sofferenze. Considerò anche le malattie un'espressione della bontà di Dio e attese la morte cantando. Aveva una grave malattia agli occhi e il male sembrava progredire di giorno in giorno per mancanza di cure. Stava per perdere la vista, ma rifiutava ogni cura perché era sempre molto severo col suo corpo. Quando frate Elia e il cardinale Ugolio uscirono e convincerlo ad usare con minori scrupoli qualche riguardo per il suo male, la malattia, ora così grave che richiedeva grande competenza da parte dei medici e dolorosissimi mezzi di cura. Nella primavera del 1225 la malattia agli occhi era tanto peggiorata che Francesco non poteva scorgere la luce del giorno né quella del fuoco durante la notte. Partì allora per andare da un medico che tutti dicevano espertissimo nella cura di questo male. Francesco portava un grande cappuccio fatto dai frati e sugli occhi una benda di lana o lino cucita al cappuccio, perché vedere la luce gli causava fortissimi dolori. Il medico pensò di curarlo con bruciature. Portò un ferro e lo fece arroventare davanti al santo, il quale cercò di darsi coraggio dicendo al fuoco: «Frate fuoco, nobile e utile creatura tra le creature dell'Altissimo, usami cortesia in quest'ora. Un giorno io ti ho amato e ancora voglio amarti per amore di quel Signore che ti creò. E prego il Creatore nostro che temperi il tuo calore perché io possa sopportarlo». Terminata la preghiera, benedisse il medico. I frati presenti fuggirono tutti, presi dalla pietà e la compassione. Quando il medico ebbe finito la dolorosissima operazione, i frati rientrarono e San Francesco raccontò loro di non aver sentito dolore alcuno e neppure il calore del fuoco. Anche il medico, molto meravigliato, confermò che il santo non si era neppure scomposto e disse: «Fratelli, avrei temuto non solo di lui, debole o infermo, ma anche di un forte e sano, che non avesse potuto sopportare una cottura così forte. Ne ho fatto esperienza in altri. Per quasi 2 anni ebbe a sostenere queste sofferenze con pazienza o umiltà, di tutto rendendo grazie a Dio». Quando San Francesco ricevette le stimmate, le sue sofferenze furono notevolmente accentuate. Quelle piaghe santissime, in quanto gli erano impresse da Cristo, gli diedero al cuore grandissima allegrezza. Niente di meno alla carne e ai sentimenti corporali, a cui dava un intollerabile dolore. Per poter camminare e perché non si vedessero le ferite ai piedi, indossò dei calzerotti di lana,
mettendo un pezzetto di pelle sulle ferite per evitare il contatto con la lana ruvida. Dopo aver ricevuto le stimmate, scese dalla Verna e, come racconta San Bonaventura, incominciò ad andare soggetto a molte e varie malattie. Francesco sopportava tutto con gioia, giungendo a considerare le malattie come sorelle. Infatti il Celano racconta: fu un vero miracolo che, così affranto per le sofferenze in ogni porto, parte del corpo, avesse ancora la forza di resistere. Pure queste angosce non le chiamava pene, ma sorelle. Chiediamo a Francesco la sua gioia e serenità nelle malattie, pensando che la sofferenza è un grande dono di Dio in vista della nostra gioia futura. Seguendo l'esempio di Francesco, sopportiamo le malattie con pazienza e senza far pesare il nostro dolore sugli altri. Cerchiamo di ringraziare il Signore non solo quando ci dona la gioia, ma anche quando permette le malattie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e adesso, per i secoli dei secoli. Amen. San Francesco di Assisi, prega per noi. Domani, 3 ottobre, non sarà più alle 21 l'ultimo giorno, ma alle 18, in quanto alle 21 ci sarà il transito del Santo. In descrizione, se la Basilica di Sant'Antonio manda in diretta il transito del Santo, il link della Basilica lo trovate in descrizione del mio transito. 4 ottobre, festa di Sant'Antonio, nonché, lo diciamo in pubblico, dai, compleanno di mia mamma, però per motivi di privacy non diciamo l'anno. Quel giorno lì, 4 ottobre, alle ore 11 e alle ore 18, letture di San Francesco. E infine 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, alle 15 il Santo Rosario e alle 18 le letture. Diciamo ancora una data importante: il 9 ottobre, domenica, la nostra chiesa di Rebocco inizia ufficialmente l'anno catechistico, quindi quel giorno lì ovviamente le letture saranno domenicali, ma quella domenica lì sarà l'unica domenica ordinaria, diciamo, dove non ci sono feste, in cui ci sarà il ritornello cantato. E ora terminiamo questo momento di preghiera con il canto Dolce Sentire. Buonanotte a tutti. Dolce sentire come nel mio cuore capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di Lui.
Prima di concludere voglio ancora ringraziare mia mamma e mia nonna che ora non è presente qui perché oltre, questo è importante perché a volte io queste cose non le faccio su YouTube, però poi alla fine mi vengono da dire. Voglio ringraziare mia mamma e mia nonna, tutte e due ovviamente alla stessa importanza, perché io sono quello che prepara i video, sono quello che fa sì che vadano su YouTube nel tempo corretto, insomma io faccio la maggior parte delle cose, ma se non avessi mia nonna, ma soprattutto, questo è importante, soprattutto mia mamma, nulla di tutto ciò che ho fatto sarebbe potuto essere concreto, perché io, come ho detto, preparo tutto, ma se non ho le due lettrici, mia mamma e mia nonna, e io, tecnologico appunto sul computer, non potrei fare niente, non potrei fare assolutamente niente, grazie a allora mia mamma e a mia nonna che quasi ogni giorno mi aiutano con le letture per le novene, e insomma, mi aiutano un po' per tutto, quindi io farei veramente un applauso grande a mia nonna, ma soprattutto a mia mamma che è qui vicino a me, un applauso in questo caso ci vuole assolutamente. Grazie. E domani mia mamma sarà un momento speciale perché sarà, diciamo così, anche se non è proprio la parola corretta, sarà ordinata, o meglio, confermata catechista dal vescovo, e quindi veramente ringrazio anche ovviamente la signora Cinzia, che per chi non sa chi è quella che suona in chiesa, che grazie a lei ho potuto fare, avete sentito ad esempio nel video della Madonna del Carmine, ho ripreso il canto Tu che dire bocco, l'avete sentito cantato da lei, avete sentito anche da lei altre canzoni, e quindi la ringrazio di cuore anche lei, ma soprattutto anche ringrazio voi campanari per seguirmi ogni giorno, ringrazio tutti davvero perché per me è una cosa speciale avere il canale YouTube. Questo forse non starà tanto bene a tanti, quello che sto per dire. Molti canali di YouTube vogliono avere, scusate se parlo in termine grezzo, vogliono avere subito visualizzazioni a tonnellate, che a volte può capitare. Io invece no. E anche se in un video di letture di santi magari non molto importanti, come ad esempio San Vincenzo de Paoli o cose del genere, vedo soltanto 3, 4 o 5 visualizzazioni, sappiate che io sono contentissimo, perché io quando metto il video delle letture o il video di campane, voglio che siate voi, amici del canale di YouTube, a scegliere se guardarlo o meno. Perché? È un po' come per la Chiesa. Ovviamente Gesù non ci dice tu ti obbligo a essere cristiano, è una scelta, e la stessa cosa dovrebbe essere su YouTube, soprattutto per i canali religiosi. A volte vedo alcuni canali che dicono non vi iscrivete, come mai? Vi dovete iscrivere. Ecco, secondo me non è una cosa, secondo me e poi gli altri, molto corretta, perché quasi obblighi a iscriverti. Io invece, come vedete, non lo faccio e non lo farò mai, perché voglio che siate voi a decidere queste cose, di iscrivervi o no, di guardarli o no, e anche mettere i pollici in su, dovete scegliere voi, assolutamente. Me ne accontento anche di uno solo, però che sia fatto col cuore e che l'avete voluto voi, ok? Questa è una cosa da dire, è una cosa da dire. E vedo mia mamma che sorride. Giusto. Bene, allora domani, ripetiamo solo le date di domani, ore 18.
nono giorno e alle 21 transito di San Francesco. Bene, buonanotte a tutti e ci vedremo domani. Vi aspetto, eh? Ciao a tutti!